Buongiorno, sono la dottoressa Ilaria Marelli, sono medico specialista in psicoterapia e oggi vorrei parlare con voi di fame nervosa. Allora, per capire come riconoscere la fame nervosa dobbiamo dire due parole su come funziona il meccanismo della fame, che è regolato da un centro all'interno del cervello, dall'ipotalamo, che riceve dei segnali dal corpo. Il segnale che lo stomaco è pieno o che c'è abbastanza zucchero nel sangue, che non abbiamo bisogno di cibo, e lo invia appunto al cervello, calmando questo meccanismo della fame. Non abbiamo ancora completamente noto questo meccanismo nei dettagli, ma quello che sappiamo è che in certe situazioni si inceppa questo meccanismo e quindi anche nel momento in cui non abbiamo bisogno di cibo, in realtà sentiamo lo stimolo della fame. Allora, non ci sono proprio dei cibi specifici, però possiamo dire due cose. Uno, che ogni persona ha il cibo che sente come preferito nel momento in cui scatta un episodio di fame nervosa o una fame che, come dicevamo, risponde a un altro stimolo, non solo a quello della fame fisica. Ogni persona ha un po' il suo comfort food, come viene chiamato, cioè quel cibo che gli dà delle sensazioni di benessere, delle sensazioni positive. Alcuni studi sottolineano poi che ci sono delle preferenze forti statisticamente per i cibi più calorici. Quindi nel momento in cui andiamo a cercare un cibo molto calorico, che sia dolce o salato, tendenzialmente potrebbe essere un cibo che ci dà degli altri stimoli, non solo legati alla fame fisica. La fame fisica è uno stimolo che viene dal nostro corpo, viene in primis dal corpo e dalle carenze biologiche che possiamo avere. La fame emotiva o fame nervosa è invece una fame che risponde a un vuoto, che risponde a una sensazione spiacevole che però non ha a che fare con il corpo, ma è una sensazione emotiva legata alle nostre emozioni. La prima cosa da fare è chiedersi questo vuoto da dove viene, come mai c'è questo vuoto. Che cosa possiamo fare per migliorare la nostra condizione emotiva. Poi ci sono anche delle strategie più pratiche per ridurre la frequenza di questi episodi, come ad esempio alimentarsi in modo corretto, non saltare i pasti, ma distribuirli nell'arco della giornata correttamente, mangiando soprattutto al mattino. In dosi congrue e non mangiando, cercando di evitare di mangiare la sera, soprattutto dopo cena. Una cosa che succede molto frequentemente è che ci siano queste abbuffate dopo la cena, quindi nel momento in cui il nostro corpo non è pronto a digerirle e non è il momento di mangiare per. Sì, di solito ci sono delle cause psicologiche, delle cause che originano proprio da quello che sentiamo, dalla nostra emotività e da quel senso di vuoto che spesso non riusciamo a spiegare bene. Le cause psicologiche nella maggior parte dei casi risalgono anche a tempi molto antichi, quindi magari all'infanzia, possono essere dovute alla mancanza di qualcosa, quindi a delle esperienze di privazione, a delle esperienze traumatiche o difficili durante l'infanzia, così come anche per esempio all'assenza di un genitore. Allora, storicamente i disturbi dell'alimentazione sono considerati disturbi femminili e c'è una prevalenza di pazienti donne che soffrono di questo tipo di disturbi, anche se negli ultimi studi si è visto che la differenza tra donne e uomini si sta andando a ridurre nel tempo e ci sono sempre più uomini che sono affetti da questo tipo di disturbi.